complessa proviamo a fare questa sera perché stiamo facendo lo streaming, quindi la diretta su internet e contemporaneamente siamo qui a questo incontro, che è un incontro dedicato alle biblioteche, ma soprattutto alle città e le biblioteche. Abbiamo degli ospiti illustri, Marcello Starner da Seattle, direttore della Seattle Public Library, Valeria Patrignani, che si occupa anche lei di biblioteche a Fano, e in particolare la Mediateca Montanari di Fano, ma fa parte ed è qui in questo ruolo come rappresentante della Commissione Biblioteche Pubbliche dell'Associazione Italiana Biblioteche. Quindi un gruppo di persone che vi racconta e ci racconta cosa succede nelle biblioteche italiane oggi, nelle biblioteche pubbliche. Io sono Gabriele De Veris, lavoro qui a San Matteo degli Armeni e perché è nata questo incontro? Perché l'anno scorso, grazie a Mauro Guerrini, docente di biblioteconomia all'Università di Firenze, ho avuto occasione di incontrare il direttore Turner e ci siamo incontrati e ci siamo dati appuntamento a Perugia. Questo poi è diventato realtà grazie all'aiuto dell'ambasciata americana e grazie all'Ufficio Relazioni Internazionali del Comune di Perugia, che ringraziamo ovviamente. Bene, io sto prendendo un po' di tempo perché sto aspettando il nostro assessore Teresa Severini, ma vedo che mi fanno dei segni. Certo. Come giustamente diceva la collega Daniela Borghesi, l'occasione oggi è legata alle celebrazioni per i 25 anni di gemellaggio tra Perugia e Seattle e anche all'altro anniversario dedicato a Sister Orca, questa splendida scultura, simbolo che arriva da Seattle, di cui domani rinnoveremo la conoscenza e di cui rinnoveremo anche il gemellaggio. Sister Orca, poi per chi vuole in biblioteca ci sono delle belle foto, delle pubblicazioni, ma anche persone che possono raccontare la storia di questo splendido simbolo. Dunque, io ho preso abbastanza tempo, quindi adesso diciamo, inizio la mia introduzione. Perché ovviamente le due relazioni devono essere introdotte. E allora mi sono un po' sforzato per capire che cosa racconto quando si parla di temi così importanti. E il punto di partenza è questo signore qua, non so se vedete, se non vedete, ditelo che chiudiamo la luce. Allora, c'era una volta la biblioteca. Un luogo austero, cupo, gelido e polveroso, custodito da personaggi arcigni che passavano il loro tempo ad acquisire libri, catalogarli, collocarli sugli scaffali, rispondere con accondiscendente pazienza alle domande dei lettori, consegnare i libri dopo mille raccomandazioni, rimetterli a posto, spolverare gli scaffali. E naturalmente sorvegliare attentamente le persone che varcavano i confini del regno dei libri. Questo è un altro esemplare, stavolta una bibliotecaria che, diciamo, intima il silenzio. Questa almeno è l'immagine tradizionale di biblioteche e bibliotecari rafforzata e diffusa anche da tanti film di Hollywood, e oggi, almeno in Italia, è ancora l'immagine prevalente. Ma da alcuni decenni le biblioteche, almeno le biblioteche pubbliche, sono molto diverse, sono cambiate. Accanto ai libri e alle riviste troviamo dischi, CD, DVD, film e musica in streaming, connessione a internet, computer, tablet, stampanti 3D, robot, aree dedicate ai bambini, spazi per suonare uno o più strumenti musicali. Fare ginnastica, yoga, meditazione, imparare le lingue o la cucina, fare
fare fotografia, video, cucire, ricamare, dipingere, scolpire, modellare, recitare, leggere ad alta voce, fabbricare oggetti. E naturalmente dove si può cercare un lavoro, preparare un curriculum, avere informazioni sulla pensione, iscriversi a un servizio online, imparare a usare internet e social media, fare una ricerca, preparare una tesi, accedere a un computer, fare scansioni, partecipare a una conferenza o un gruppo di lettura oppure di studio, leggere naturalmente, incontrare altre persone e magari sposarsi, eccetera, eccetera. Anche bibliotecari e bibliotecarie sono molto cambiati. Dalla minuscola biblioteca di quartiere o di paese alla super biblioteca della metropoli, ogni riferimento è casuale, un bibliotecario deve sapere e saper fare molte cose in più rispetto al passato. Inclusione sociale, social media, superamento del digital divide e dell'analfabetismo funzionale, promozione della lettura da 0 anni in su, big data, linked open data, internet delle cose, intelligenza artificiale e robotica, formazione permanente, impatto e bilancio sociale, sostenibilità, disabilità, accessibilità, usabilità, benessere. Il vocabolario e il portafoglio delle competenze del bibliotecario si è ampliato di pari passo con l'ampliarsi delle conoscenze. Questo cambiamento non è dovuto a qualche magia o sconvolgimento climatico. A mio avviso ci sono 2 cause principali. La causa istituzionale. Grazie al manifesto UNESCO del 49, aggiornato nel 72 e nel 95, appoggiato da IFLA, cioè la Federazione Internazionale delle Associazioni Bibliotecarie, in cui le biblioteche pubbliche venivano definite come forza attiva per l'educazione popolare, la crescita della collaborazione internazionale e la promozione della pace. E i bibliotecari. Altri manifesti internazionali svilupperanno il concetto e i compiti della biblioteca, per non parlare di altre tipologie di biblioteche, fino ai giorni nostri. L'altra causa di cambiamento è sociale e culturale. Parlo dell'interazione con il territorio, la risposta alle esigenze della città e dei lettori, dei cittadini residenti, delle persone di passaggio, bambini e anziani, che trasformano la biblioteca e a cui la biblioteca risponde, ripensando i servizi e gli spazi, aggiornando le collezioni, inserendosi in un territorio che spesso muta più o meno prevedibilmente. Senza dimenticare l'impatto con il mondo digitale, a cui le biblioteche sono preparate fin dai tempi della preistoria informatica, dei centri di calcolo e dei servizi di automazione. E accanto al territorio c'è la comunità bibliotecaria, ovvero il confronto con altre realtà a cui i bibliotecari, abituati fin dalla notte dei tempi a fare rete, guardano per scoprire le soluzioni più adatte per risolvere problemi, migliorare i servizi, far crescere la biblioteca al territorio dove lavorano, ricordando che il territorio non è più quello definito da confini amministrativi o dalla topografia, ma si traduce in spazi, relazioni, reti, interconnessioni culturali e generazionali, collaborazioni che diventano territorio positivamente globale, come accade oggi a Perugia e Seattle. C'era una volta Hollywood, con gli stereotipi della bibliotecaria di colazione da Tiffany o della biblioteca punitiva di Breakfast Club. Vediamo se ho beccato l'immagine giusta. Ecco, qui questa non è la bibliotecaria di Tiffany, ma è uno dei bibliotecari che ha cambiato, no? Poi ci racconterà magari cosa stava facendo qui. Qui c'è un altro esempio di mutazione bibliotecaria. Eccola qua. Queste li conoscete meglio. E qui siamo a colazione da Tiffany, dove ancora c'è la bibliotecaria un po' arcigna. Ma oggi la biblioteca è uno spazio aperto, accogliente e non invadente, dove il silenzio e le tecnologie
convivono quotidianamente. I bibliotecari e le bibliotecarie sono sempre più consapevoli, anche se spesso non sanno raccontarlo, le amministrazioni sembrano accorgersene di rado, di svolgere un lavoro straordinario. Anche a Seattle, Fano, Perugia, le biblioteche, qui siamo a Seattle, le biblioteche vivono le città e le trasformano tra partecipazione e innovazione. Adesso ascoltiamo Marcello Starner e poi Valeria Patregnani per scoprire come fanno. Grazie. Thank you so much, Gabrielle. And I am so appreciative to Marta, who's going to translate for me. And I could not have listened to Gabrielle without Marta, because she was telling me everything he was saying. Sì, grazie Gabriele per le introduzioni, grazie a tutti voi, grazie a Marta, l'interprete, che senza di lei non avrei potuto comprendere quello che Gabriele ha appena detto. So I am so pleased and honored to be here with you, thanks to my great friends from Rome who brought me here last year and gave me an opportunity to speak, and that's what brings me back this year. È un onore per me essere qui, ringrazio tutti, in particolare i miei amici di Roma che mi hanno portato qui, dandomi la possibilità di parlare di fronte a questo pubblico così prezioso. So Gabrielle has talked about a lot of the things that we are doing in Seattle to change what a library looks like, and probably the building itself is what really prompted us to change what services look like. Gabriele ha già parlato di molte delle cose che noi facciamo a Seattle per cercare di cambiare la situazione. Probabilmente l'edificio è uno dei punti di partenza da cui abbiamo cominciato questo cambiamento. So I'm going to move through it. I'm going to give you a little bit of history on Seattle, and then I'm going to talk with you about how our program and services have changed to meet the way the public now uses us. Quindi ora farò una breve panoramica del luogo in cui ci troviamo e vi farò vedere in che modo i servizi che noi offriamo sono cambiati. So first of all, if you've never been to Seattle, we are a coastal city of about 650,000 people. Allora, Seattle è una città sulla costa con 6.500 abitanti, se non ci siete mai stati, intanto ve lo dico. And I will confirm for you that two things about us are very true. First, it rains quite a bit. Piove molto spesso, innanzitutto. So it rains an average of 40 inches per year, but we have an overcast for 220 days of the year. So it really feels like it rains a lot more than it does. In realtà la media della pioggia sono 40 pollici all'anno, però è, più delle volte è nuvoloso e quindi abbiamo una media di 220 giorni all'anno di maltempo. So the weather here makes us feel right at home today. E quindi il tempo qui ci fa sentire veramente a casa oggi. The other thing about us is that we drink a lot of coffee. L'altra cosa di Seattle è che beviamo molto caffè. The average American spends about $36. The average Seattleite spends about $36 per year on coffee. Il cittadino medio di Seattle spende $36 all'anno in caffè. We are also home to the Space Needle. C'è anche the Space Needle. Space Needle. Ah, the Space Needle. È anche la sede dello Space Needle. And it has a restaurant and a rotating restaurant. Ah, ok. Una struttura con un ristorante che gira in cima. We're also home to grunge music. Sì, siamo anche la casa della musica grunge. With Jimi Hendrix and Kurt Cobain. Come potete vedere, Kurt Cobain e Jimi Hendrix sono di Seattle. We are also home to Microsoft and Amazon. Siamo anche la città di Microsoft e Amazon. And Boeing. E del Boeing, della Boeing. So we have a lot of industry there. So now I'm going to talk with you a bit about our library. E quindi abbiamo molto lì. Fatemi parlare un po' delle biblioteche.
So that's the number of our cardholders, items checked out, and the number of visits we have per year. Ecco il numero dei detentori di carta di una biblioteca, 450.000, dei prestiti che facciamo e dei prestiti per residente all'anno. On average, the average Seattleite checks out 16.3 items per year. In media, il cittadino di Seattle prende in prestito 16,3 articoli all'anno. And we lead the world on circulation checkouts. E siamo i primi al mondo per quanto riguarda i prestiti. Yes, Hong Kong is next with about 11.5 items per person. Poi c'è Hong Kong con circa 11,5, credo, per persona. We pride ourselves on having a most literate city. Siamo molto orgogliosi di avere la città più alfabetizzata al mondo. For 8 consecutive years we've been ranked in the Hennepin's World of Famous Libraries. E per 8 anni siamo stati al primo posto nella classifica delle biblioteche più famose al mondo. So I want to just talk briefly about our strategic plan or our strategic direction. Ora parlerò brevemente del nostro piano strategico. And I'll do it the other way. So if you okay, grazie. If you'll notice, this is our strategic direction for 3 years. Questa è la nostra direzione strategica per 3 anni. And we did it for 3 years because we wanted to be flexible enough that we could end it and start anew. Abbiamo creato questa strategia in 3 anni perché volevamo essere flessibili e poterla cambiare al termine di questi 3 anni. It has 3 main parts, how we serve the individual, which is purple. Abbiamo 3 parti principali, come noi forniamo i servizi agli individui, che è il cerchio viola. So everything we do is for the person who walks in the door. È tutto quello che facciamo per la persona che entra in biblioteca. But we also serve the community, so everything you see in the green is for our community. Ma noi forniamo servizi anche alla comunità e questo lo potete vedere dal cerchio verde. So we're really focusing on how we can help support our citizens turn into users of the city and helpers to the city. E quindi ci impegniamo molto a sostenere i cittadini in qualità di utenti appunto presenti nella città. And then the orange section is how the library takes a look at itself so that it can improve. Invece nel cerchio arancione vedete le cose che facciamo per poter migliorare noi stessi. And that's what's different about this strategic plan is that we're focusing on both the individual, the community and ourselves because we know that we have to improve and keep changing. Ecco cosa c'è di speciale in questo piano, che ci concentriamo sugli individui, sulla comunità, ma anche su noi stessi, perché noi sappiamo che c'è sempre da migliorare. So quickly I'll just say that we focus on data and metrics, using data to inform how we make decisions. Ci occupiamo di dati e misurazioni per appunto raccogliere i dati che ci servono a migliorare. We're government funded, so we're always looking for ways to for long-term sustainability and funding. Noi siamo finanziati dal governo e quindi cerchiamo sempre di sviluppare piani a lungo termine. We're also trying to figure out how we communicate better to our public about what we do. E stiamo anche cercando di capire come poter comunicare meglio con il pubblico riguardo le cose che facciamo. And we're also trying to figure out what the work of libraries is going to be 10 years down the road. E stiamo anche cercando di capire quale sarà il ruolo delle delle biblioteche da qui a 10 anni. So we do this with 700 staff and 27 locations. 700 staff. Ok, noi impieghiamo 700 persone in 27 biblioteche. And I'll just go back quickly. You'll also, oh, they don't have it on this slide. We also have about 978,000 volunteer hours, which is 27 people. 20 hours, ok. Abbiamo anche 978.000 ore di volontariato distribuite in 27 persone. So through these 27 branch libraries and with our central library. Questa è la nostra biblioteca centrale. So this is where I work every day and my office is right there. Io lavoro qui tutti i giorni e il mio ufficio è proprio lì dove ho indicato con il puntino rosso. It is not, I heard someone say it not bad, but I will tell you it is bad. Ho sentito qualcuno dire non male, ma in realtà sì, non è proprio il massimo.
because all of the support for the building is on this side, and if there's an earthquake, I have to run over here. Perché il supporto della struttura è dall'altra parte, quindi se c'è un terremoto io devo correre fino all'altro lato. So my first day they taught me, they said, here's your office, but if we have an earthquake, you need to run across the floor. Quindi il primo giorno che sono arrivato mi hanno detto chiudi pure il tuo ufficio, ma se c'è un terremoto devi correre dall'altra parte. So our library is very popular. Gabrielle, what did I do? Grazie. Yeah. Okay. Yeah. I'll use this okay. Way. Our library is very popular for commercials, and celebrities come and do commercials in our libraries. Sì, la nostra biblioteca è molto famosa per le pubblicità. Vengono molte celebrità appunto a fare pubblicità. We also have a welcoming desk and kiosk that tells people how to move through the library. Abbiamo anche uno sportello di aiuto che spiega alla gente come orientarsi all'interno della biblioteca. We also have a bookstore where we sell items. Abbiamo anche una libreria dove vendiamo proprio libri. And it makes quite a bit of money for us each year. E in realtà ci dà abbastanza soldi ogni anno. But what's really great about this bookstore is that it is compact shelving and it closes up into a box when the store closes. Ma la cosa bellissima di questa libreria è che i vari scaffali che vedete si chiudono diventando quasi un cubo, quindi è molto pratica a livello di spazio. So this is our living room. Questo è il nostro salotto. And it is probably one of the most prominent features because of the curtained wall. Okay. That's the curtain wall. Probabilmente uno di quelli più impressionanti per via di questo muro che vedete, di questa parete. And I was talking with one of Gabrielle's colleagues today, and one of the window panes broke, and it's $40,000 to replace. Okay. Stavo parlando prima con una collega di Gabrielle ho detto proprio che si è rotto uno dei vetri, costa $40,000. We have not fixed it yet. Ovviamente ancora non l'abbiamo sistemato. We also have a floor for our meeting rooms that is totally red. Abbiamo anche un piano per i nostri incontri, le nostre riunioni, che è completamente rosso. It's 14 different colors of red. 14 diverse sfumature di rosso. But the meeting rooms are blue. Ma le stanze riunioni, le sale riunioni sono blu. So it's really you build a library like that, and when you do that, you have to change what your program and services look like. You just cannot be a traditional library anymore. Se costruisci una biblioteca così, poi è normale che anche i servizi e quello che c'è all'interno deve cambiare. Non può essere più una biblioteca tradizionale. So we do the traditional stuff. We buy lots of books and materials. We answer questions and we do programming, but we do other things too. Ovviamente continuiamo con le cose tradizionali, cioè acquistiamo libri, li prestiamo, rispondiamo alle domande, però facciamo anche molte cose di quelle non tradizionali. And that's what I want to talk with you about now. Ed ecco di cosa voglio parlare. So this is one of our programs. We were the first city to start Seattle Reads. Siamo state la prima città ad avviare Seattle Reads, cioè Seattle Legge. And so this little doll is Nancy Pearl. You have one? Ah! Questa statuetta, how is it called? Nancy Pearl, that's her name. Il nome è Nancy Pearl. And I never worked with her, but I know her. Non ho mai lavorato con lei, ma la conosco. And she started a program called One City, One Book. Ha avviato un programma che si chiama Una città, un libro. Where the whole city reads the same book at the same time. Che prevede che tutta la città legga lo stesso libro nello stesso momento. So each year we work with a publisher, identify one book, and we buy tons of copies. We buy lots of copies and we give them away for free. Ok, quindi ogni anno noi ci accordiamo con qualche editore, scegliamo il libro e acquistiamo moltissime tonnellate di copie di quel libro e li regaliamo ai cittadini. And we've been doing the program since 1989. E stiamo facendo questo dal 1989. All thanks to Nancy Pearl. Tutto grazie a Nancy Pearl.
We also loan hotspots. Noi abbiamo ovviamente anche l'hotspot. Hotspots are technology that we circulate for people to have access to the internet. Hotspot è un tipo di tecnologia che permette alle persone di avere accesso a internet. It's about the size of a phone. And you can check it out just like a regular book, and the patron can keep it for 3 weeks and take it home and use it, and 15 people can have access to the internet from their house. Funziona, poi si può usare con il cellulare, la gente può prendere in prestiti libri e tenerli per 3 settimane, e fino a 15 persone simultaneamente possono ordinare quel libro. This is our most circulated item in our collection. E è il prodotto, questo hotspot, che circola di più nella nostra collezione, la nostra intera collezione. We have about 900 copies of hotspots in the library system. Abbiamo 900 copie di hotspot nel nostro sistema bibliotecario. We have more hotspots than staff. Abbiamo più hotspot che personale. But people love it and they just check it out. Many people have stopped buying internet at home, so they come and borrow our hotspots. Molte persone, però le persone lo amano, hanno smesso anche di comprarlo a casa, vengono lì e lo prendono in prestito. We also have 3 collections. I'm going to talk about 2 of them. Abbiamo anche 3 collezioni, ma ne parlerò di 2. Well, I guess I'll talk about all 3. Forse Canopy, tutte 3. Canopy is just like Netflix. You have a library card, you can check out movies from us. Allora, Canopy funziona come Netflix, con una carta si possono guardare dei film. Peak Picks is extra copies of popular books that we make available for anyone to check out. Peak Picks fornisce copie extra di libri famosi che mettiamo a disposizione di tutti. And Playback is local music of local bands. Invece Playback, scusate, fornisce musica locale. So if you wanted to hear one of our local bands, all you had to do was come in and go into our catalog and you can find them. Quindi se volete sentire musica locale potete venire nella nostra biblioteca e cercare nel catalogo di Playback. And you download it to your iPad and scaricarla nel vostro iPad o qualsiasi dispositivo. All with the use of a free library card. Tutto tramite una carta della biblioteca gratuita. We also do something called Booktoberfest, which is beer, books and people. Abbiamo anche qualcosa che si chiama Booktoberfest, che è birra, libri e persone. And our staff go to bars and they talk about books. Ok, praticamente il nostro personale va nei bar e inizia a parlare di libri. And drink beer. E beve anche birra. But they do all in the month of October. They do spooky story times. They do famous authors. They just go out in the community. E quindi per tutto il mese di ottobre loro vanno per questi bar e raccontano di libri di ogni genere. And we pay them to do that. E noi li paghiamo per farlo, ovviamente. Which means that we're taking our library programs outside of the building. Questo significa che noi portiamo il programma della nostra biblioteca al di fuori della biblioteca. We also do a author chefs and author series out in the community. Incontri, organizziamo anche incontri con gli chef. And people come and watch a chef cook and then check out cookbooks. We take cookbooks to the event. Semplicemente le persone vengono, vedono come gli chef lavorano e poi noi portiamo dei libri relativi a questi chef in questi incontri. We also do books on bikes. Facciamo anche un evento che si chiama Books on Bikes, cioè libri sulle biciclette. We have just as many hills as you do. Abbiamo moltissime colline proprio come voi. And I do not ride the bike. I drive in a car. Io non vado in bicicletta, preferisco andare in macchina. But our staff travel the city on bicycles, and this little orange thing has lots of books that we go to a park and they check them out to the public. E il nostro staff però va in bicicletta attraverso la città e quella cassa arancione che vedete contiene molti libri che noi consegniamo ai cittadini. We also have pop-up libraries. Abbiamo anche librerie all'aperto, and stand. We just go out in the community and set up this stand and check out books to the public. Quello che facciamo è andare all'aperto, mettere su questi stand e prestare libri ai cittadini. Festivals, the zoo, we've gone everywhere and people come and read books. Lo facciamo durante i festival, qualsiasi evento, la gente viene e prende in prestito dei libri. We also keep people interested in using our library by changing our library cards every couple of years. Noi vogliamo anche far sì che le persone cambino la scheda ogni 2 anni più o meno.
And it's amazing how young people get excited about a new card. E i giovani sono molto contenti di cambiare scheda. So the Seattle delegation probably hasn't seen this card. It just rolled out in September. Se forse la delegazione di Seattle ancora non ha visto questa scheda perché è stata fatta a settembre. We also have something called Museum Pass. Abbiamo anche un pass per il museo. And with your library card you can get access to 17 different museums for free. Quindi la scheda della biblioteca permette di accedere gratuitamente a 17 musei. You go online, choose your museum and it tells you what day you can go for free. Semplicemente si va online, si sceglie il museo che si vuole visitare e c'è scritto tutto quello che c'è da visitare gratuitamente. Another way that the public has told us they want us to change our libraries. È un altro modo in cui il pubblico ci ha fatto capire che voleva che la biblioteca cambiasse. Let me catch up. Okay, there we go. This is our summer reading program where we had kids learn not only reading but STEM, science, technology, math and engineering. Questo è il nostro programma di lettura estivo per i bambini che è appunto a cui vengono insegnate diverse materie, tra cui anche la matematica, la tecnologia. And this is the summer reading program book, and it was drawn by one of our Native American artists in Seattle. E questo è la copertina del libro che è stato dipinto da un nativo americano residente a Seattle. And normally we do this marketing in house, but we really went out and looked in the community for someone who could do that from the Native American community, and we paid them for it. Di solito lo facciamo noi internamente, però abbiamo proprio voluto cercare una persona nativa americana che lo facesse, e lo abbiamo anche, quindi esternamente alla biblioteca, lo abbiamo pagato per questo. I'll skip that. We also do events in the library where people can come watch the football games, and we show World Cup soccer. Noi organizziamo anche eventi dove le persone possono entrare in biblioteca e vedere le partite di football, ovviamente anche di calcio. And we do not shush people like she's doing. We do not make them be quiet. No, però non gli diciamo di stare zitta le persone, anzi. We let them scream and shout and ci piace se urlano, saltano e festeggiano. We also do something called banned books and drag, where we go to the local drag bars and take books and materials for people to check out. Ci piace anche andare nei bar e portare dei libri che sono proibiti e parlare di questi libri e condividerlo con i cittadini. This was at one of our local nightclubs, and we had 1,000 people show up for that event. Questo era un evento organizzato in un club locale e abbiamo ottenuto, c'erano 1,000 visitatori quella sera. And not only did they enjoy the program, but they checked out library books at a bar. Non solo gli è piaciuto molto il programma, ma in quell'occasione hanno preso anche in prestito molti libri dalla nostra biblioteca. We also do a lot of social service work to serve our people who are in need. Portiamo avanti anche molti servizi sociali per le persone che ne hanno bisogno. We do income tax preparation, homework help, citizenship classes, homeless encampments. Prepariamo il reddito d'imposta, aiutiamo con la registrazione, all'assistenza sanitaria, all'assistenza ai servizi sociali, aiutiamo i ragazzini con i compiti. We have a social worker on staff. One of our 700 employees is a social worker. Uno dei nostri, del nostro staff è proprio un collaboratore che lavora nei servizi sociali. And she helps people who are experiencing homelessness find homes. Lei per esempio aiuta i ragazzi e le persone senza tetto a trovare una casa. We cannot do this work without, well, let me say it differently. We're government funded, but we also have private dollars that help us with this work. Ok, siamo finanziati dal governo, ma ci basiamo anche sul contributo di associazioni private. We have both a foundation and a friends. The foundation gives money, the friends advocate on our behalf. Quindi veniamo aiutati sia dalla nostra fondazione che Friends. La fondazione in particolare si occupa di è quella che elargisce denaro. So this is what I'm going to speak from now. So this is how we've started being a different library. We're trying to be moved from transactions to experiences.
and we're more externally focused than internally focused. Ecco come abbiamo iniziato a cambiare. Siamo passati dalle transazioni alle esperienze e ora ci concentriamo più che internamente, esternamente. So whereas people used to come to us to check out a book, we now go out into the community and make it an experience for them. Se prima le persone entravano e chiedevano in prestito un libro, ora siamo noi che invece usciamo e cerchiamo di coinvolgere, di prestargli dei libri. And we don't do this loosely. We actually have staff who go out and talk to the community to find out what programs and services they want from us. E non lo facciamo casualmente, noi veramente usciamo, cioè il nostro staff va dai cittadini e si informa sulle cose di cui hanno bisogno e cosa si aspettano da noi in termini di servizi. So for every one of those 27 locations we have about 5 staff who go out and talk to the people who live in that community to find out what they want their library to do. Quindi su 27 biblioteche che abbiamo 5 persone dello staff che fanno proprio questo, escono, parlano con i cittadini per capire quello che loro vogliono da noi. So with that, that ends my presentation, but I want to just give them one more quick thing. La mia presentazione finisce qui, ma vorrei mostrarvi soltanto una piccola cosa ancora. Just tell them it's something for them to enjoy. Non vi dirò niente, godetevi semplicemente il video. It took 3 chances to do that, and the record was broken the next week by a library in South Africa. Ci abbiamo messo 3 volte per farlo riuscire, però purtroppo il nostro record è stato battuto 3 settimane dopo in una libreria, in una biblioteca del Sudafrica. Thank you so much. Grazie mille.
Si sente? Allora, intanto buonasera a tutti, è stato piacevolissimo ascoltare il direttore Turner, davvero una bellissima relazione, un racconto splendido, quello che molto spesso seguiamo dall'Italia grazie al web, seguendo il sito della Seattle Public Library. E quindi adesso invece ora cambiamo tono, cambiamo un pochino il panorama. Intanto insomma ringrazio tutti per avermi coinvolta e dico anche che sono qui appunto, come ha detto Gabriele, come rappresentante della Commissione delle Biblioteche Pubbliche dell'Associazione Italiana Biblioteche. Il nostro è un gruppo, l'associazione appunto da tanti anni lavora sulle biblioteche pubbliche e il nostro gruppo è composto da Cecilia Cognini, che è la coordinatrice, Chiara Fagiolani, Titti Ruio, Loredana Gianfrate e Sara Chiesi, insieme a me appunto costituiamo questa commissione. Quindi io porto i saluti anche da parte di tutte loro, a voi, a Gabriele e al direttore Turner, quindi insomma ci tenevo a dire che sono io in rappresentanza di un po' di persone. Io cercherò di raccontare un pochino quello che mi hanno chiesto, insomma le emergenze e i servizi delle biblioteche pubbliche in Italia, quindi sicuramente un racconto un po' diverso rispetto a quello che abbiamo ascoltato adesso. Il contesto comunque è quello che vi restituisco adesso con questi numeri. In Italia parliamo di 13.925 biblioteche, complessivamente, non delle biblioteche pubbliche, complessivamente, per la maggior parte sono collocate nel nord Italia, sono il 40,6% sono tutte nel nord Italia. E di queste 6.042 sono biblioteche pubbliche. Quali sono le emergenze di queste biblioteche? Abbiamo riflettuto insieme con le altre componenti della commissione. E le emergenze sono delle biblioteche pubbliche italiane, sono le emergenze del nostro paese, chiaramente. Noi siamo servizi strettamente correlati con il paese, con i cittadini, e quindi in qualche modo anche noi viviamo le stesse emergenze. E quelle che ci sono più sicuramente più vicine sono quelle relative ai dati sulla lettura, sui NET, sull'alfabetizzazione, sugli analfabeti funzionali, sulla scolarizzazione della popolazione, sulla disoccupazione. Sono dati di cui dobbiamo assolutamente tenere conto. E prima il direttore Turner parlava di una popolazione, la popolazione di Seattle la più alfabetizzata, no? Noi invece purtroppo non abbiamo dati di questo tipo. In Italia nel 2017 sono stati calcolati soltanto il 40,5% della popolazione che legge un libro all'anno. Quindi la situazione è molto diversa. Però una cosa che posso dire è che l'Istat sta rivedendo anche le modalità di rilevazione. Questi sono i dati di rilevazione sul tempo libero degli italiani, quindi chi legge un libro dai 6 anni in più per piacere, nel tempo libero, mentre rifacendo la stessa domanda nel 2018 con la lettura, chiedendo chi legge anche per lavoro e per studio, siamo chiaramente passati a dati che sono tutta di diverso tipo, insomma il 60% degli italiani legge almeno un libro all'anno, e questo chiaramente è un dato molto più confortante. Ecco. Siamo però comunque critici anche nei dati che riguardano le digital skills. Parlavamo prima di digitale, sicuramente c'è tantissimo lavoro da fare, perché nei 3 paesi europei siamo soltanto al 25° posto. Insieme insomma a questo tipo di emergenze ce ne sono, ecco, questo che cosa ci dice? Che sostanzialmente questi dati, senza leggerli tutti,
che il nostro che nel nostro paese l'ascensore sociale si è bloccato, insomma, siamo in attesa che qualcosa cambi. E sicuramente questo cambiamento sono chiamate ad agire, ad essere anche, ad avere un ruolo anche le biblioteche pubbliche, o perlomeno noi bibliotecari vogliamo avere un ruolo in questo cambiamento. Però che cosa succede? Che in realtà ci sono c'è una mancanza di riconoscimento da parte della politica, in particolare del ruolo delle biblioteche pubbliche. Questo credo che lo condividano almeno i colleghi che vivono tutti i giorni, insomma, il lavoro della biblioteca pubblica, perché si chiede, come dire, ad altre istituzioni di intervenire, in particolare per tutto quello che riguarda l'ambito della formazione, e alla scuola che si chiede di fare in modo che avvenga questo cambiamento. Ma crediamo che, insomma, la scuola da sola non basti, e che abbia a sua volta bisogno di essere supportata. E crediamo che siano tanti invece gli istituti che dovrebbero intervenire in questo cambiamento. Quindi forse una delle emergenze specifiche del mondo bibliotecario che ci riguarda è questa mancanza di riconoscimento, mancanza da parte della politica di riconoscimento delle biblioteche pubbliche come istituzioni strategiche per il cambiamento. È una cosa che credo, appunto, in cui credo tantissimo, in cui crediamo tantissimo, ma che su cui dobbiamo fare ancora molti passi avanti. Un altro, come dire, un'altra emergenza critica delle biblioteche italiane è sicuramente anche quella di una mancanza di un apparato normativo. Non abbiamo delle leggi che ci supportano, non abbiamo un'uniformità in queste tante leggi regionali, ma non c'è una linea comune, una strategia comune, che è quella che ci dovrebbe dare probabilmente la politica. E un'altra cosa che ci limita tantissimo è il fatto che non ci misuriamo, non ci sono prassi e strumenti per la misurazione, per la valutazione, o meglio, in alcune regioni c'è questa cosa, in altre è assenti, e comunque le biblioteche sono abbastanza, non sono governate da questo punto di vista. E questo che cosa fa? Fa in modo che in realtà ci sia un progetto bibliotecario forte, soprattutto che viene dai tecnici e probabilmente che la popolazione chiede e sente, ma è un progetto incompiuto che ha bisogno ancora di un supporto per poter essere realizzato. Altri tipi di, come dire, criticità nelle biblioteche pubbliche italiane sono ad esempio la disomogeneità di distribuzione a livello territoriale. Abbiamo detto prima, i lettori sono più al nord, e al nord infatti ci sono le biblioteche. Nel centro e nel sud i dati calano e ci sono anche molte meno biblioteche. E l'indice di impatto. Le biblioteche in Italia poi, appunto, erogano servizi per lo più tradizionali. Non mi voglio dilungare troppo, ma diciamo che le note più positive sono che, per quanto piccole le nostre biblioteche siano, hanno da subito avuto attenzione, ad esempio, per i servizi per le famiglie, per i bambini, per i ragazzi. Quindi quasi tutte hanno dei servizi specifici per questo tipo di pubblico. E organizzano effettivamente una serie di attività, una ricca serie di attività, nonostante le risorse non siano ingenti. Sappiamo dall'indagine Istat che il 43% della popolazione frequenta le biblioteche per i suoi servizi tradizionali. Il 43% li frequenta
perché per i suoi spazi, per i suoi ambienti, per cui per una fruizione, diciamo, che viene definita estesa, per assistere alle presentazioni dei libri, per incontrare anche gli amici, quindi azioni che non sono specifiche magari della biblioteca, ma che viene, per cui viene scelta la biblioteca per farle. E poi un 14% utilizza la biblioteca per, diciamo, quelle che sono le nuove frontiere, la nuova fruizione, e quindi ad esempio per servizi come l'aiuto compiti, per la compilazione dei moduli, per imparare a navigare in internet, i servizi che, di cui il direttore Turner ha parlato e che, mi dire, supportano la società civile per crescere. Ecco, a fronte di tutto questo, che sembra, come dire, essere una narrazione un po', come dire, sicuramente piena di criticità, che non definisce un panorama particolarmente positivo, in realtà noi sappiamo, anche se non ci misuriamo, che in realtà ci sono tantissimi nuovi servizi che stanno invece provando ad effettuare quel cambiamento di cui ha parlato il direttore prima. Mi trovo assolutamente d'accordo quando appunto nel pensare che un edificio nuovo, un bel edificio, possa davvero essere la spinta per cominciare a lavorare e a pensare anche in un modo diverso. E la biblioteca, anche in Italia, la biblioteca pubblica è al tempo stesso presidio culturale e sociale, luogo di studio e ricerca, informazione e formazione al cittadino, ma anche luogo di partecipazione e di socialità. Questo lo vediamo anche nelle piccole biblioteche, ma sicuramente quello che tutti i giorni cercano di fare i luoghi, diciamo, nuovi, le biblioteche nuove, quelle che hanno più appeal e che si trovano ad intercettare molto, molto, molto pubblico. Le biblioteche anche da noi cercano e trovano il modo di offrire occasioni di conoscenza, di scambio e di relazione per la cittadinanza, dove le persone possono incontrare gli altri e se stessi, dove appunto si costruiscono le identità dei cittadini anche, e dove la cultura del patrimonio e la funzione sociale coesistono, perché non dobbiamo dimenticare che in Italia abbiamo una prerogativa, un forte patrimonio, anche un importante, un ingente patrimonio librario noi tutti i giorni cerchiamo di valorizzare. I dati che vi ho riportato all'inizio ci parlano di due biblioteche, una media di due biblioteche per città, no? 13.900 e rotte biblioteche, è una media di due biblioteche per città, e queste due biblioteche spesso sono biblioteche pubbliche e biblioteche di conservazione, e questa coesistenza per noi deve essere un valore e non un limite, come delle volte invece è stato. Ed è la casa, le biblioteche pubbliche vogliono, come dire, essere la casa anche degli esclusi, gli esclusi che non sono necessariamente soltanto gli indigenti, i disabili o gli migranti, ma anche le famiglie che per molto spesso sono state escluse da questi servizi. Non dimentichiamoci che nel nostro paese una grandissima importanza nella rivoluzione dei nostri servizi lo ha avuto il programma Nati per Leggere. Sono 20 anni che le nostre biblioteche sono state, come dire, cambiate anche da questo programma, perché ci ha insegnato che in biblioteca possono entrare anche i bambini appena nati, si possono realizzare programmi di lettura anche per le mamme in attesa e i papà. Quindi, insomma, è stata una rivoluzione da 20 anni a questa parte, questa è sicuramente una cosa che ci ha cambiati. Quindi i nuovi servizi si avventurano, questi nuovi servizi italiani si avventurano con coraggio nei servizi non tradizionali e stanno diventando praticamente i nostri apripista per creare una nuova narrazione della biblioteca pubblica,
che è quello che vorremmo fare e anche come commissione vorremmo aiutare a fare. Allora, adesso qualche foto di qualche biblioteca, non sono tante perché è quello che ho trovato online. Questa è la biblioteca di Terni, questa è la biblioteca di Bologna, la biblioteca Sala Borsa, questa è la biblioteca San Giorgio di Pistoia, questa è la biblioteca San Giovanni di Pesaro, questa è all'esterno, ma è una bellissima biblioteca, la biblioteca di Moie, nelle Marche. Questa è la biblioteca dove lavoro io, a Fano. Questa è la biblioteca Il Pertini di Cinisello Balsamo. Questo è il Multiplo di Cavriago, vicino a Reggio Emilia. Ecco, vorrei finire con questa considerazione. Le parole non sono mie, ma mi sembra che riassumano bene quello che volevo dire e volevo raccontare al direttore Turner per riportare un po' la nostra situazione. Oggi più che mai l'Italia avrebbe bisogno di investimenti nelle strutture che potrebbero allargare la platea dei lettori, aiutare i cittadini nella loro vita quotidiana, dare una seconda opportunità agli esclusi dalla scuola. Avremo bisogno di biblioteche attraenti, innovative, capillarmente diffuse sul territorio, in particolare al sud e nelle isole. Avremo bisogno di quegli investimenti coordinati da un piano nazionale che non sono mai stati fatti. Avremo bisogno di standard per le costruzioni, per la gestione, per il personale delle biblioteche. Avremmo bisogno soprattutto di volontà politica. Grazie. Scusate l'emozione. Grazie per questa panoramica, grazie per l'intervento di Marcello Starner. Diciamo che c'è parecchio su cui ragionare, su cui fare domande, e anche su cui intervenire, insomma, perché direi che abbiamo vari mondi che ci sono stati presentati. E, bene, non avevo presentato effettivamente Nancy Pearl, che è una bibliotecaria storica tuttora vivente, tuttora attiva, che è diventata così famosa appunto da meritare questa action figure, questo pupazzo. E, però anche adesso l'hanno fatto una nuova versione, in versione Superwoman, è un po' diversa, l'hanno aggiornato anche lei, non fa più solamente silenzio. Bene, adesso darei la parola magari al nostro assessore Maria Teresa Severini per un saluto, ma anche delle osservazioni, perché penso che insomma abbia qualcosa da raccontare. Prego. Grazie. First of all, a great welcome to our guest, to the Seattle delegation. We are very proud to have you here. And again, to have a ceremony next days for the 25th anniversary of our Twin Cities. So thank you so much. And I must say that I took some comfort in the between of you. Your explosion. Then I fit Perugia in the middle. Scusate, io continuo ad andare avanti in inglese perché mi sento un pochino, però poi nei dati forse scenderò più nel specifico in italiano. Of course we are talking, we are amazed by what we have seen, the beautiful, excellent facilities that you have in the in your library, and we must say we are very invidiosi of this. But we do what we can, certainly. Perugia is a smaller city, 160,000 people. But in our small city, we are quite good because we have five libraries from the municipality. Among them, we have the Biblioteca Augusta, which is our jewel,
with thousands of books, but especially manuscripts, and thousands of books from the 17th century up to nowadays. So we have history there. Conservation, enhancing, valorization, and all these things on the Biblioteca Augusta. But then we have other four, which are, of course, here, where we are specialized in a Biblioteca di San Matteo on the theme of peace and religions. And, of course, Aldo Capitini with all this theory and so important in peace items. And also we have others in Ponte San Giovanni, that one in San Sisto, which is a very modern. I was hoping to see our Biblioteca of San Sisto there, because it's so special in structure. You know it. You saw it today, and it's made by Architetto Rota, and it has a special structure and special facilities also to read outside, which is a great thing also, for especially for young people. But then we have Biblioteca Villa Urbani, which is specialized on young adults, and also this specialization is good. And five in all, but then we have some others, which like Biblioteca delle Nuvole for fumetti, and the Biblioteca della Deputazione di Storia Patria, which are related to us. But what I found 4 years ago when this administration arrived, it was an amount of different libraries. And what we did is has been to integrate them with the university libraries, so that vice versa, students can use our municipal libraries, and the citizens, they can use the one from the university. And this is very important, because Perugia is certainly a university city, and you know very well this. What about saying we have not that beautiful contest, but we can share more history and inside the libraries, and plus we are also paying attention to the lost books, if I can say. We are going to face a program with Biblioteca dei Libri Perduti in order to utilize the books which are no more used or thrown away from people or from the editors, books which are not sold, in order to use them. And I was interested by your pop libraries, because this is something that can be settled in the parks, for example, and utilized for this. Also, we are going to open next year a new library called La Libreria degli Arconi, which has been an object of a lot of comments for the destructor, but which will have a specialization on the environment. So that's, again, a new specialization. And it will be at the entrance of Perugia, the arrival of the mini metro or the metro. And for this is something new, especially dedicated to new technologies. So we try to put together history, tradition, and innovation as we can do. We also have a new purpose for the Biblioteca Augusta, which is that of presenting to people the treasures which are inside, especially on the support of the renown of different person. very important, famous person from the history of Perugia, or in the literature, or in history. In this moment, for example, we have some special exhibition on Sandro Penna, who has been a very important poet
from Perugia, but we did on Prospero Podiani, who was the one who gave the start to the Biblioteca Augusta. And so it's another way to ask people to come in, to enter the biblioteca and see what it is, because today is so difficult to engage people in reading. That's it. You have not these difficulties, I've seen. But that's the reason we have to do, to search for new aspect, new way to bring the people inside. And of course, the services we give to the libraries are important, because I was very interested by the idea of the different services that I heard from you, dottoressa, la fruizione estesa con i vari servizi, and which is a new fruition of the libraries. What I can say, proud of our Biblioteca Augusta, but proud of Biblioteca di San Matteo, which has such a specialization in peace and non-violence, but there's also that outside, which is so important also for people to meet, to stay, because we are profoundly convinced, deeply convinced, that biblioteche, the libraries, has to be also a point of aggregation, to be together. And that's the more important purpose, on my opinion, than read. Because today, with the e-books, the young, maybe they escape from library. And on the contrary, we have to call them and to make them to enter. Scusatemi per la mio speech in inglese, però mi sembrava di dovere e di un segno di welcome to Marcellus, e grazie dottoressa per quello che anche lei ci ha detto, che ci farà sicuramente riflettere, perché è inutile dircelo, sono tanti gli aspetti negativi, ma grazie a Dio ce ne sono anche tantissimi positivi, e tutto quello che anche le scuole, perché noi non abbiamo quella grande quantità di biblioteche, però abbiamo considerato soltanto quelle pubbliche, poi ci sono tantissime biblioteche private, che sono anche quella una grandissima risorsa, messa a disposizione anche da fondazioni ed enti private. Grazie, and again, welcome to Seattle in Perugia. Allora, grazie di questo contributo al nostro assessore Severini, e penso che così, adesso non vorrei invitare troppo, ma ci sono almeno due persone che hanno qualcosa da raccontarci, qualche osservazione da sottoporre e da proporre. Se volontariamente volete venire qui al microfono, io sono lieto. Sì, non alfabetico, prego. Antonella Pinna, che è qui con noi, Regione Umbria, e servizio biblioteche, musei, eccetera, eccetera, eccetera. Tante cose che abbiamo visto, che però collaborano e lavorano insieme anche a Seattle. Prego. Grazie Gabriele per l'invito. Mi unisco anch'io al benvenuto al nostro ospite, a tutta la rappresentanza di Seattle, la rappresentante dell'ambasciata americana, che ancora una volta ci aiuta ad ampliare i nostri orizzonti e ad avere degli ospiti prestigiosi in questa regione, per farci conoscere e per apprendere anche qualcosa di più. Grazie all'AIB, a Sandra Petregnani, perché il supporto delle associazioni in questo campo è fondamentale e importantissimo. Io non voglio, come dire, oggi presentare le biblioteche della Regione Umbria, che sono molte, sono tante, sono di pubblica lettura, sono di diversa natura, biblioteche di conservazione e biblioteche anche invece aperte a pubblici molto specializzati.
È chiaro che invece vorrei approfittare della presenza di Marcello Starner per provare a ragionare con lui di quelle cose che ci hanno colpito più di tutte, naturalmente. Diceva l'assessore Severini, l'invidia alle volte, come dire, ci viene spontanea quando vediamo non solo belle biblioteche simpatiche, e specialmente capiamo che c'è un mondo che legge. Allora, la nostra rappresentante dell'AIB ha raccontato un po' la situazione particolare che in Italia non si riesce a superare, quella della mancanza dei lettori. E quindi sapere che esistono parti del mondo per le quali il libro, la lettura, sono tutti supporti, la frequentazione delle biblioteche un'attività eccezionale, ma un'attività quotidiana, importante, una necessità, un vizio certe volte e quindi anche un piacere. È un po' quello che proviamo a fare noi nella nostra attività regionale, cioè quella di creare lettori, quella di provare a non educare, perché non è il nostro compito, compito di chi fa lavora nelle biblioteche, nei musei, come il nostro ufficio, non è quello di spiegare quanto è bello, quanto è importante, quanti benefici queste attività, le attività creative, le attività culturali, la lettura portano. Questo, come dire, dovremmo far riuscire a farlo scoprire a quelli che sono i destinatari di certi sforzi che facciamo. Allora, questo mi piace, prima che cominciassimo con Marcello Starner, provare a raccontare che cosa è Nati per Leggere. Nati per Leggere in Italia e nella nostra regione, per esempio. Cioè una creazione di alleanze, fondamentalmente. Quello per cui noi stiamo lavorando, e mi fa piacere scambiarlo anche con gli amici perugini che oggi sono qui con noi, perché è un punto di vista che è essenziale. L'istituzione pubblica, l'ente regione, i comuni, tutte le agenzie, così dice, deputate a lavorare su questi settori culturali, da soli non possono andare da nessuna parte. Quello che proviamo a fare sono delle alleanze, alleanze tra persone, alleanze tra enti. È quello che succede per esempio con Nati per Leggere. Il lavoro congiunto che ormai ha già portato dei grossi risultati, che facciamo insieme al settore della sanità, quindi al settore della prevenzione, il settore dei medici di base, i pediatri, per arrivare a spiegare alle famiglie che la lettura è una, come dire, un'arte, ma è anche un vizio che si prende da piccoli. Quindi provare a inserire nella routine del allevamento dei bambini, sembra tanto brutto, insomma, comunque va bene, della crescita dei bambini sin dalla più tenera infanzia, insieme a tanti altri stili di vita salutari, l'allattamento, il canto, il contatto fisico, eccetera, anche l'uso del libro. Ecco che questo ci aiuta a percepire, insieme ai nostri alleati, che le azioni che si fanno non sono necessariamente azioni delle quali noi possiamo vedere gli effetti domani. Quello che facciamo oggi non sarà. Io non so quando ha cominciato, no, ho visto che la Seattle Public Library è un'antica istituzione, probabilmente ha lavorato per decenni e per quasi un secolo per incrementare questo tipo di approccio, ma tutto quello che noi facciamo in Umbria, Perugia, in Italia, sappiamo che non avrà effetti immediati. Ecco perché la costruzione delle alleanze ci deve portare ad arrivare al di là dell'azione specifica del investo un euro su un'azione, su un'attività e mi aspetto che domani succeda qualche cosa. No, gli effetti forse non li vedremo noi, li vedremo, daranno magari i nostri colleghi che ci subentreranno. Noi ci accontentiamo di capire che possiamo ancora avere
si diceva la politica. In realtà poi la politica siamo noi, cioè i funzionari pubblici che fanno questo tipo di lavoro perché ci credono, fanno politica ben prima che le leggi ci aiutino a farla quella politica, ben prima che le risorse arrivino per poterla realizzare. Ecco che qui le idee sono fondamentali, le idee e ripeto ancora una volta le alleanze. Stiamo provando, così per raccontare un po' anche quello che facciamo, a creare dei nuovi, come dire, delle nuove strategie per entrare in questo ramo, per esempio utilizzando leggi che non sono leggi di specifiche per la cultura o per la lettura. Esistono per esempio delle finanziamenti che riguardano le scuole e le biblioteche scolastiche, che arrivano da ministeri che non sono quelli delle biblioteche, per intenderci, né dal Ministero dei Beni Culturali né dai fondi regionali per la lettura. Con le scuole abbiamo provato, per esempio, in questa regione a utilizzare i finanziamenti che loro hanno avuto per rinnovare le loro biblioteche scolastiche, quindi anche incrementare la lettura in digitale, per creare una rete delle biblioteche scolastiche innovative che si inserisce con la rete delle biblioteche di pubblica lettura. Così che ogni piccolo finanziamento che arriva alle scuole, insieme ai piccoli finanziamenti che arrivano alle biblioteche pubbliche, messi insieme possano fare massa critica e lavorare per un'azione congiunta e arrivare più capillarmente dove magari non potremmo arrivare singolarmente. Così come occupandoci di bambini da tanti anni, con i progetti Nati per Leggere, progetti 06, progetto In Vitro in passato, abbiamo capito che c'è poi una caduta, non so, mi piacerebbe su questo sapere anche i dati di lettura, se non degli Stati Uniti, quantomeno di Seattle, sulla lettura degli adolescenti. Noi abbiamo una percezione, che è una percezione di consumi culturali, sia quindi rispetto al libro, sia rispetto alla frequentazione dei musei o di altri eventi culturali, per cui sappiamo che intorno ai 12-13 anni, puff, tutto si ferma. I bambini sono abituati da piccoli a andare ai musei, portati dalle scuole, dalle famiglie, vanno in biblioteca perché hanno molte attività di animazione, poi improvvisamente calano i numeri. E io non credo che questo sia dovuto, come dire, al fatto che incominciano a usare i telefonini o che internet li porta ad altre parti. Credo che molto spesso internet e i device che li legano a tutto il resto del mondo aiutano i ragazzi a leggere e a scrivere, solo che non licenziamo, e su questo dobbiamo capire come vengono fatte le statistiche, perché così come non censiamo chi legge manuali di riparazione di motociclette o di giardinaggio pensando che debbano tutti leggere l'ultimo premio Strega, e forse dovremmo capire che se un ragazzo legge della letteratura che avviene sullo smartphone sta leggendo e quindi non è un non lettore da così. E allora niente, anche lì abbiamo pensato sempre di utilizzare dei fondi che ci arrivano dalla sanità un'altra volta, per lavorare insieme alle scuole e ai bibliotecari per arrivare agli adolescenti con programmi specifici per loro rispetto alla specie, come dire, il Pride della lettura per adolescenti. Già il titolo, Forte chi legge, dovrebbe dargli l'idea che non si tratta di quell'attività noiosa chiesta dagli insegnanti, ma qualcosa che loro possono fare per il loro vantaggio e anche a vantaggio dei bambini più piccoli. Imparare a leggere bambini più piccoli e scambiare con questi, come dire, anche il piacere, può essere contemporaneamente un elemento di crescita della loro autostima. Anche questo è un'alleanza che proviamo a fare attraverso altri settori che non siano quelli strettamente culturali. Perché? Perché se devo darmi un compito
per il futuro come funzionario, insomma, che è deputato per queste cose, effettivamente, ed è quello che mi piacerebbe fare con tutti voi, è quello di continuare a fare rete con le biblioteche, quello che si diceva cittadine, fare rete con le biblioteche della regione, fare rete con gli altri istituti culturali. La cosa che ci ha raccontato dell'opportunità data ai possessori della card e delle biblioteche di visitare i musei è esattamente quello che da qualche anno, non con grandissimi risultati, ma ci possiamo provare a insistere, sta succedendo in Italia con la creazione di un'associazione tra le associazioni dei professionisti, musei, biblioteche ed archivi, proprio per lavorare con un tridente, quindi con, di nuovo con un'alleanza e con una rete che deve arrivare a poter raggiungere il maggior numero possibile di persone. Spero con questo, ecco, di aver dato anche ampliato un po' l'argomento della serata. Grazie ancora. Allora, se siete d'accordo, io darei adesso di nuovo la parola a Marcello Starner e poi a Valeria per qualche commento, qualche osservazione in più. E se avete delle domande, vi pregherei di magari scriverle su dei foglietti, c'erano all'ingresso penne e fogli, in modo che così le raccogliamo e nei 20 minuti che abbiamo a disposizione poi cerchiamo di selezionarle e dare risposta. Poi suggerisco al nostro presidente AIB, Mario Coffa, di pensare una bella conclusione per chiudere la serata, quindi sei avvisato, grazie. Quindi di nuovo a voi la parola per un approfondimento delle osservazioni, grazie. Ok, well, a couple of things. First of all, thank you so much for this opportunity and to learn so much about the Italian libraries. First thing I'd say is that we were where you were. Don't think that we just grew up like this overnight. We were in the same boat. We didn't necessarily have a strategic direction. Libraries work as an association, but we're all independent libraries. So I often joke and say you couldn't get... No, you continue. Don't worry. My apologies. I often say, and I think this is what you're saying, we couldn't get all of the libraries in the United States to cross the street at the same time if you paid us to, so we're in the same boat. Sì, volevo ringraziare ancora una volta per questa possibilità, è stato molto interessante ascoltare e sapere di più sulla situazione italiana, però vi vorrei rassicurare sul fatto che anche noi non siamo diventati quello che siamo in un giorno, ovviamente anche noi eravamo nella stessa barca e quindi la nostra situazione non era rosea, è stata una crescita graduale e se non avevamo una strategia ben precisa e se anche il governo avesse pagato tutte le biblioteche per crescere allo stesso modo non saremmo cresciute tutte allo stesso modo nello stesso periodo, quindi ci vuole tempo. But we're in the same boat. We have a challenge getting teens to read. We have a challenge trying to count reading time. In fact, we eliminated reading books as a quotient of how much you read, and we just time whatever you read. So if you read the back of a cereal box for 5 minutes, we count that as reading. If a parent reads to their kid, we count that as reading. So we've redefined what reading means for our public. Anche noi abbiamo molti problemi, per esempio abbiamo i problemi nell'attirare gli adolescenti verso la lettura, abbiamo avuto anche noi a che ridire sul modo di conteggiare, cioè come misurare la lettura, cioè noi non la misuriamo più soltanto come leggere il mero libro. Per noi leggere anche una mamma che legge dei racconti al bambino, già lo consideriamo come lettura. So just a couple of things to close out and then we'll answer any questions that come forward. The biggest thing that we do is we go out in our community and talk to our public and find out what they want from their library because they've already started thinking differently about what a library should be and we're trying to adapt to that. As long as we try to make them believe in the library that we started, we will not gain any converts and we will not have any supporters.
La prima cosa che noi facciamo per cambiare tutto questo, come ho detto prima, è uscire. Uscire e parlare con la gente per capire cosa si aspettano da noi, perché le aspettative della gente ovviamente sono cambiate. Noi cerchiamo di capire che cosa vogliono e come possiamo migliorare in questo senso e fare in modo che loro credano in noi e che percepiscano la nostra realtà come una realtà che gli piace. And finally, I love your libraries. I visited the, I don't know the name, the pink one. Quella rosa, dice. Oh, I love Sandro that Pen. Library. It was built a year before Central Library, and it is absolutely amazing. I was talking to Roseanne today, and I said, do you do dinners out here and invite the public in to look and visit? You could really do a lot with that, so you have wonderful libraries. Where you have, I think the difference in us is where we have new facilities. You have culture and history, and we have none of that. And that is what you need to really capitalize on and do the great programming around it. The exhibition that's in the floor right here, that's absolutely brilliant. So you're doing wonderful things that it's just a matter of how you help the public understand what you're doing. You really need to focus on that. Poi consideriamo che, ci tengo a dire che le vostre biblioteche sono veramente meravigliose. Oggi ho visitato quella rosa, appunto, e è veramente la Sandro Penna, ed è veramente stupenda. Io parlavo prima con la collega Rosanna e gli dicevo, qui potreste organizzare cene, potreste fare davvero tantissimo, perché in realtà la differenza tra noi e voi è che noi abbiamo sì delle nuove strutture, però voi avete la storia e la cultura, e potete davvero capitalizzare questa cosa, c'è molto da fare con quello che voi avete. La mostra che ho visto prima era sorprendente, quindi quello che ci tengo a dire è soltanto dovete trovare un modo per far capire alle persone quanto vale quello che voi avete da offrire, quindi coinvolgerle. Grazie. Mi spiace aver fatto la parte di quella che ha portato, insomma, descritto una situazione non particolarmente rosea, però come dire, è inevitabile secondo me partire dai dati, anche se, come dire, una lettura così veloce può essere anche una lettura un po' banale, posso anche capire, però sono quelli che dobbiamo tenere sempre presenti, perché come dire, ci sia davvero, perché la spinta al cambiamento sia continua, perché abbiamo bisogno, insomma, di fare di fare un grande passo, anche se nella mia piccola esperienza come bibliotecaria vedo tantissimi servizi, tantissimi colleghi orientati verso una nuova idea di biblioteca, verso l'idea che ha descritto il direttore Turner, verso una biblioteca che ha voglia di conoscere l'opinione dei cittadini per orientarsi e cambiare di anno in anno. Piani strategici lunghi 3 anni, non di più, perché le biblioteche cambiano velocemente come cambia velocemente la società. E quella è anche una delle nostre sfide. Quindi, detto questo, sono, come dire, comunque affascinata dai risultati che voi siete riusciti ad ottenere, e sono comunque convinta che ci sia bisogno, almeno nel nostro paese, di una, a parte quelle eccellenze che conosciamo, tante biblioteche nelle regioni che riescono a farsi conoscere come servizi davvero innovativi, interessanti per i cittadini, sarebbe importante che anche la politica, insomma, li identificasse come servizi che possono migliorare la vita dei cittadini, ma in una prospettiva strategica, non soltanto, ecco, quindi è vero, la politica la facciamo noi tutti i giorni con il nostro lavoro, quindi questo è inevitabile, i nostri servizi sono apartitici, e devono esserlo, ma sono forse tra i più politici che ci sono in tutti i servizi dell'amministrazione, quindi anche quello talvolta i nostri amministratori non lo comprendono, moltissimi sì, chiaramente, ma però qualche volta accade. E quindi, insomma, la lettura, questa prima panoramica, giusto perché appunto dobbiamo capire che dobbiamo fare ancora tanto, ma tanto abbiamo fatto.
Io, se mi permette Gabriele, avrei anche una domanda, magari posso, per il direttore. In realtà ne avrei tantissime e magari posso anche accennare ai punti che mi hanno colpito, insomma, del suo racconto e anche dei servizi che ho conosciuto attraverso il loro sito internet. Intanto la questione dei volontari, mi ha molto colpito, voi avete tantissimi volontari, anche nella realtà dove lavoro io abbiamo parecchi volontari, però proprio perché la situazione del personale in Italia è un pochino critica, talvolta questa diciamo apertura verso la città, questo tipo di apertura non è facile da noi. Volevo sapere se da voi i vostri 700 dipendenti hanno qualche tipo di resistenza rispetto ai volontari. Un'altra cosa che volevo chiederle è come agisce la vostra società nei confronti della censura. Noi siamo reduci, insomma, in questi ultimi mesi di una serie di episodi abbastanza insomma, vuol dire, che ci hanno un po' tutti sconvolti. In Umbria, a Todi, con una bibliotecaria che è stata rimossa perché si è, come dire, rifiutata di togliere dei libri che non erano graditi all'amministratore. A Cinisello Balsamo è stato appena chiuso o comunque è stato bloccato, adesso vedremo, un gruppo di lettura perché le scelte erano troppo alte, erano troppo difficili. A Monfalcone sono stati bloccati i prestiti di alcune riviste. Voi come vi rapportate rispetto a questo? E poi l'ultima cosa, ma con risposte veloci, ho visto che avete un programma dedicato alla giustizia sociale e lo trovo particolarmente interessante perché, appunto, proprio perché le biblioteche pubbliche vivono immerse nella società, la società italiana, come dire, con la giustizia sociale ha qualche problema talvolta in vari ambiti. Volevo capire come sono nati questi programmi nella vostra biblioteca e che tipo di successo hanno, che tipo di prospettiva anche hanno. Scusate, spero che... If this is on, I'll quickly answer what I think are three questions, and if I did not get them correctly, understand them, Marta will help me. First of all, with volunteers, we do have a lot of volunteers, and we do not have any challenge between or resistance between our staff and our volunteers. The only thing that we must require is that volunteers cannot do paid work of an employee. So if we have employees who do a certain work, we cannot hire a volunteer to do that same type of work. So as long as the work is different, we don't have any problems. So that helps. Allora, per rispondere alla prima domanda, abbiamo moltissime volontari, è vero, però tra di loro non c'è particolare resistenza. L'unica differenza è che siccome i volontari ovviamente non vengono pagati per il lavoro che fanno, dobbiamo impiegare volontari e staff per lavori diversi, cioè non possono fare lo stesso lavoro, per cui uno viene pagato e l'altro no. As for censorship, people try, but they are not successful. We stand very strongly against censorship. What happens is people will write to us and ask us to move a book to a different location or reclassify it, and sometimes they ask us to remove it. But my job is to protect the use of all materials, and in truth, I'd be fired if I didn't protect it as opposed to letting people do it. Per quanto riguarda invece le censure, beh, la gente ci prova, però non hanno successo perché ci chiedono sì di spostare i libri, di ricategorizzarli, di toglierli del tutto, però il mio lavoro è proprio quello di proteggere tutto il materiale e io verrei licenziato se non lo facessi.
And social justice is one of my favorite topics to talk about, and it's too much to do here, so I'm going to give you a card and a brochure and invite you to write to me. Ok, per quanto riguarda la giustizia sociale è uno dei miei temi preferiti, ci sarebbe da parlare veramente moltissimo, quindi vi lascerò il mio biglietto e la mia brochure e vi invito a scrivermi per maggiori informazioni. I do have a brochure, so let me get ho una it out of here. Brochure, quindi la tiro this fuori per voi. This bag is full of stuff for Gabriel. Questa borsa è piena di cose per Gabriele. Oh, I also have... Go ahead. Any more questions? Ok, ci sono altre domande perché poi passiamo per le conclusioni. Prego. Un saluto. Aspetta, eh. Sorry, there is a little friend that wants to say hello to you. Ah. Thank you. It's a robot. Ok, noi soltanto una piccola testimonianza. Noi, questo è un piccolo robottino messo a disposizione dalla biblioteca perché Gabriele catalizza donazioni, amicizia, e in questa biblioteca arrivano robot, computer, grazie al fatto che lui è sempre disponibile per fare queste attività. E grazie a questo, al fatto che in biblioteca ci siano questi strumenti, poi ci sono persone come me che hanno una grande passione per questi temi, che possono fare in biblioteca attività di coding, di robotica con i ragazzini, portandoli a conoscere cose che gli servono nella loro vita di oggi e nella loro vita futura. Quindi è una cosa che può accadere dove accade la cultura, perché la cultura digitale, la cultura della musica, l'arte, accade dove la cultura vive e sono le biblioteche. Quindi questa è una cosa che ci piace molto, ci piace essere qui, ci piace essere anche in altri posti dove la cultura accade, come a Palazzo della Sede, ci ospita delle nostre iniziative, perché abbiamo portato il Codio al Dojo qua a Perugia, che è un'attività, è un'attività che è nata a Dublino ed è una charity internazionale che appunto insegna ai ragazzini a fare cose nel mondo digitale, a programmare, a costruire robot e cose del genere, e noi riusciamo a fare questa attività come volontari proprio perché il comune e il comune in varie sue manifestazioni ci dà spazio, perché se dovessimo pagare gli spazi non riusciremmo a fare questa attività gratuitamente. Quindi grazie, e grazie a tutti quelli che fanno questo lavoro in tutto il mondo. Grazie. Grazie. Ok, grazie Marco Morello per questo contributo. Darei la parola a questo punto a Mario Coffa, presidente di Umbria. Prego. Allora, buonasera a tutti. Innanzitutto un saluto al direttore Turners e grazie a Gabriele, insomma, per averci invitato stasera, perché credo che queste occasioni, come quella di stasera e come tante altre in questi ultimi anni e in questo periodo, siano di stimolo, insomma, per la nostra Umbria, per la nostra Perugia, per raffrontare la nostra situazione rispetto a quella che è fuori dai confini. Sarebbero tante le cose da dire, il film narrato, al di là del ruolo, insomma, non volevo darti un ruolo di cattiva rispetto al sorridente, ma sono due film diversi, quella che è la situazione bibliotecaria italiana rispetto a quella che sta fuori. Con una piccola pecca che lo stesso direttore Turner diceva poco fa, cioè le nostre potenzialità, cioè quello che detiene, che ha come tesoro l'Italia e le biblioteche italiane rispetto a quello che effettivamente ne tiriamo fuori. Noi come Associazione Italiana Biblioteche in questa regione abbiamo lo scopo appunto di portare avanti questi servizi di valorizzazione, di potenziamento di quelle che sono le attività bibliotecarie dei bibliotecari e dentro le biblioteche. È ovvio, come si diceva poco fa, che il bibliotecario e le biblioteche dovrebbero essere, diciamo, apolitiche, dicevamo poco fa, no? Però è anche vero che il ruolo di un'associazione come AIB è quella di interfacciarsi con i vari enti con cui interagisce, tra questi c'è anche la politica, gli enti pubblici e gli enti locali. Quindi è proprio in quel momento che le difficoltà che emergono da parte dei bibliotecari di un'associazione come AIB è quella a volte di far trasparire e di tradurre a questi enti quella che è la vera professione del bibliotecario e qual è il ruolo di una biblioteca.
L'incontro come oggi, così come tanti altri, sono i classici incontri che io definisco da manuale, cioè dove esce fuori tramite il modello di Seattle, bellissimo, il più bel film della biblioteca o del bibliotecario come professione. In Italia uno di questi problemi, che a cui accennava poco fa anche la collega Valeria, è appunto il fatto che manca il riconoscimento non tanto delle attività o del senso scopo della biblioteca come contenitore sociale, come luogo di incontro o quant'altro, ma a volte anche proprio quello della professione. Cioè, in Italia chi fa il bibliotecario? Chi è il bibliotecario? Chi lavora dentro le biblioteche? Questa è una domanda che poi avrei voluto fare anche al direttore Turner. A volte mi stupisco e mi rammarico un po' quando qualcuno dice in Italia i bibliotecari sono una specie in via di estinzione, cioè vanno via via scomparendo. Mi arrabbio un po' mi stizzisce la cosa pensando al fatto, adesso poco fa vedevo c'era anche il professor Capaccioni, esistono dei corsi di laurea in Italia in biblioteconomia piuttosto che in beni culturali e lettere, in cui chi esce fuori da questi corsi di laurea è pronto o può prepararsi per fare questa professione. Discorso diverso è dove trova l'impiego. Difficile andare a trovare un posto poi dove andare a esercitare la professione di bibliotecario. Si può partire col volontariato, col servizio civile. Nel comune di Perugia vengono attivati ogni anno tanti progetti all'interno del servizio civile, all'interno delle biblioteche, validissimi. Io stesso vengo da un'esperienza del genere che è stata per me altamente formativa. All'interno dell'università, io lavoro in una biblioteca universitaria, ci sono dei piccoli progetti per gli studenti meritevoli che gli permettono di fare dei tirocini o le famose 150 ore in biblioteca, in cui affiancati ai bibliotecari hanno modo di approcciarsi alla biblioteca. Finito questo mondo è difficile poi uscire fuori e trovare impiego. La regione Umbria, la nostra regione dove esercitiamo, una cosa su cui stiamo lavorando come associazione nell'ultimo periodo e che rispecchia un po' quella che è la tendenza, insomma, delle indicazioni AIB, soprattutto per quanto riguarda il lato formazione, che è quella che AIB all'interno delle biblioteche e con i bibliotecari cerca di elargire, è stato il riconoscimento della professione. Finalmente, dopo tanti anni, nel 2013, con la legge 4, finalmente, fra le tante associazioni, non è che ne esistessero tantissime, però l'AIB è stata ufficialmente riconosciuta come l'associazione dei bibliotecari. Aprendo questo grande panorama, è diventata un'esigenza e prerogativa per l'AIB portare avanti questa battaglia di riconoscimento professionale. Che cosa vuol dire? Non è solo sufficiente dire io sono un bibliotecario perché lavoro in biblioteca, ma come per i bibliotecari e così come per tante altre professioni è necessario che la figura del bibliotecario sia costantemente aggiornata. Per fare questo aggiornamento formativo non è un'indicazione di un bibliotecario bravissimo di qualche bellissimo paese, di qualche bellissima biblioteca, ma sono indicazioni europee nel nostro caso. Vengono definiti determinati standard e requisiti formativi. Questi vanno poi uniformati all'interno del territorio nazionale. Si diceva poco fa, non abbiamo una sorta di protezione o sicurezza a livello normativo. Cioè non esiste una legge che dice chi è il bibliotecario e che fa il bibliotecario. Tutto è lasciato magari alle indicazioni delle varie regioni e così via. È stato strano magari scoprire che in una regione come l'Umbria nel repertorio delle professioni non esisteva la figura del bibliotecario. Per cui è stata una iniziativa dell'ultimo periodo andare a proporre in regione l'inserimento di questa figura. Ovviamente le difficoltà che sono sorte in questo senso sono state e sono dovute al fatto che i titoli di accesso, piuttosto che la formazione che porta al riconoscimento di questa figura, sono più o meno opinabili sulla base dei livelli standard europei. Per cui si può sicuramente definire una figura di bibliotecario, ma tra i vari livelli qualificanti non si capisce fino a che punto possa essere necessario averci una laurea, piuttosto che averci un diploma. Questi sono temi molto importanti prima, a mio avviso, di valutare l'arredo o i servizi di una biblioteca, perché è dalla figura di chi lavora in biblioteca che nasce una biblioteca. Altresì a questo
poco fa si parlava di reti bibliotecarie, ne abbiamo già parlato anche in altri contesti. Il fatto che ci si renda conto che gli utenti, chiamati così, che usano la biblioteca non stanno più solo dentro la biblioteca, ma stanno in varie piazze, in vari luoghi, poiché non leggono più il supporto cartaceo, perché c'è stato un superamento dell'utilizzo della biblioteca tradizionale, esiste l'ebook e quant'altro, si traduce in quelli che sono i servizi che vedevamo sulle testimonianze fotografiche di Seattle, cioè un incontro in cui viene spiegata la ricetta con i cuochi, piuttosto che la bibliobici, che esiste anche in alcuni progetti qui da noi a Perugia e in Umbria, sono i classici progetti che portano fuori la biblioteca, o perlomeno diventano da attrazione per chi sta fuori per entrare all'interno della biblioteca. Progetti di questo tipo, insieme a quelli già esistenti di Nati per Leggere, il superamento del digital device con Media Library Online, che è una piattaforma di prestito digitale che abbiamo qui in Umbria e che ultimamente come Hive stiamo pubblicizzando per spiegare che cos'è una biblioteca digitale oltre alla biblioteca tradizionale, sono gli strumenti da portare avanti insieme a tante altre cose. È una situazione molto differente quella dell'Italia rispetto a quella americana. Io la domanda che magari mi ponevo è: quanto tempo ci ha impiegato Seattle per fare il passaggio da quello che viene definito la biblioteca tradizionale a quello che adesso vediamo nelle foto? Aveva già risposto in parte il direttore Turner: ci vuole tempo, bisogna assimilare determinati meccanismi. Forse bisogna capire anche che cosa significa tradizionale. Non è detto che il metodo tradizionale sia un metodo obsoleto piuttosto che superato. Va contestualizzato nel nostro territorio, cioè un paese che ha insomma storia dai tempi insomma della genesi umana. Però il tempo per impiegarci in Italia è troppo, cioè l'assimilazione, il fatto che venga assorbita una novità, un'innovazione molto più lenta rispetto a tanti paesi, anche all'interno del continente stesso. Per cui io spero che queste chiacchierate, questi piacevoli incontri possano essere di spunto per tutti, per chi lavora praticamente dentro le biblioteche, a chi lavora all'interno degli enti pubblici e di chi si prodiga insomma a favore di questo, per far sì che vengano recepiti e che non divengono solo altro pagine o carta di manuali su cui studiare, ma da trasformare in atti concreti. Va bene. Grazie. Allora, grazie a tutti per essere stati qui, per aver partecipato, grazie a chi ci ha visto in streaming. Un'ultima parola ai nostri due ospiti, un ultimo saluto, un ultimo pensiero. This is I feel I've said everything, but I really want you to understand that we didn't get here overnight. It took us a long time to get there. It meant changing who we were as a library, or at least abandoning our thoughts of what a library should be and listening to our public. And I'll let you say that. Penso di aver detto già tutto, però ci tengo ad aggiungere veramente che quello che noi siamo diventati non lo siamo diventati in una notte, in un giorno. Comunque ci è voluto tempo, abbiamo dovuto rivedere l'identità della nostra libreria e della nostra biblioteca, scusate, e capire che cosa andava cambiato. And we have the same challenges with recognition by our government as well, but what we focus on is what our public wants, and if we can focus on the public will become the advocates who talk to the government, and we don't have to take that fight on. Anche noi abbiamo dei problemi con il governo, anche noi non siamo riconosciuti abbastanza dal governo, però noi non ci concentriamo sul governo, ci concentriamo sulla gente, e se la gente, se riusciamo a coinvolgere la gente, sono loro i nostri veri avvocati, e quindi poi avremo come abbiamo successo. Grazie. Grazie. Io dico solo che accettiamo il consiglio, ci concentreremo di più sul pubblico. Grazie a tutti. Thank you everyone. Thank you. Arrivederci. Arrivederci. I take your point.